Che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo. Infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro, i futuri incontri di belle amanti scellerate. Saranno scontri, saranno cacce coi cani e coi cinghiali, saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo, che bella compagnia. Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine. Che bella compagnia. Thank you.
Prima volta che tendi la mano vai lontano per paura di incontrare qualcuno che conosci. Ti siedi per terra, passi lo sguardo. Devi farlo capire alla gente che passa che stai chiedendo. Ma devi anche poter dire chiedere. Girava la testa, mi sono seduto per terra. Ma stai bene adesso? Sì, sto bene. Ti alzi e te ne vai. C'è la gente che si toglie dalla tasca gli spiccioli per darteli, sembra che tu gli fai un favore a prenderli. Gli indecisi, che frugano nella borsa, ma se trovano qualcosa tornano indietro. Quelli che vorrebbero dare non hanno, quelli che ti evitano per non doverti dire di no. Quelli che si fingono distratti, quelli al telefono, quelli che vanno di fretta. E poi ci sono quelli che ti disprezzano. Aspettano solo che tu chieda per farti la morale. Ma va a lavorare, va. Quelli che scuotono la testa prima ancora che tu chieda. Quelli che no, non ho niente. Quelli che ti dicono sì, ma hanno lasciato a casa il portafoglio. Quelli che sorridono e basta, quelli che ti salutano, quelli che ti domandano come ti chiami, quelli che vorrebbero redimerti, ti danno una moneta ma poi vogliono che tu li ascolti. Quelli che ti danno i consigli, quelli che ti regalano una coperta, quelli che ti portano qualcosa di caldo. E poi ci sono quelli che ti dicono che qui non ci puoi stare, quelli che chiamano i vigili, quelli che puzzi. Che spaventi la gente, che non vogliono uno come te davanti alla loro vetrina. I tuoi capelli sporchi, i tuoi sacchetti, i tuoi passi strascicati, le tue scarpe rotte. Mm-hmm.
Thank you.
Da bambino mi incantavo davanti ai giocolieri. E a mia madre non piacevano. Diceva che bisognava starne alla larga, perché sono sporchi, perché non lavorano. E invece sì che lavorano, con le loro palle di pezza colorate, i loro birilli. Devi essere bravo a lanciarle in aria senza farle cadere. Devi lavorare tutti i giorni. Devi lavorare duro. Ma a lei non piacevano lo stesso. E allora io le andavo a guardare di nascosto. Ogni volta che vedevo un capannello di gente per strada, correva a vedere se erano arrivati i cioccolieri. Uno mi piaceva più di tutti. Era magro e pallido, alto alto. Aveva una maglia a righe, tutta toppe. E si cuciva da sé le palle di pezza colorate, che poi faceva volare in aria. Ogni tanto qualcuna cadeva. Il suo numero diventava più difficile man mano che andava avanti. Cominciava con 2, poi 3, 4, 5, 6 palle colorate. Se qualcuna cadeva era rapido a raccoglierle. Una volta però una palla di pezza colorata, cadendo, è rotolata dentro un fosso. Non c'è stato verso di raccoglierla. Io sono come quella palla di pezza, caduta, che nessuno ha mai raccolto. Qualcuno, per capriccio, mi ha preso a calci. La pioggia l'ha bagnata, fino a romperne le cuciture. Il sole l'ha fatta scolorire. E ora è quasi tutta disfatta. Prima volava allegra come tutte le altre. E ora del suo volteggiare non è rimasto quasi più nulla. A malapena se ne riconosce la forma.
La mia voce era debole, ma la mia preghiera arrivava fino al cielo. Questo cielo immenso che ci avvolge tutti e che cambia sempre di colore. Di notte lo sentivo respirare, e di giorno... ascoltavo i suoi battiti. Poi la mia voce si è fermata. Allora il cielo ha mandato un angelo a cercarmi. Prima per le vie del centro, ma non c'ero. Non ero in fabbrica, in banca, al mercato, non ero in chiesa.
La strada è la mia casa. Quando m'ha trovato, ho sentito le sue mani che mi sollevavano. Tiepide, forti, come le mani di mia madre, quando ero bambina. Allora ho sentito il mio corpo farsi più leggero. E i miei pensieri pure.
Thank you.
Io dormo in una scatola di cartone di fronte a una parete a specchio di una banca. Per ore resto a guardare la gente che passa. Per quanto di fretta, tutti d'istinto si voltano a guardare il loro riflesso nello specchio. Chi si raddrizza, chi si aggiusta il vestito, chi prosegue, senza farci caso. Una volta ho attraversato la strada per specchiarmi anch'io. Ma non ho trovato il mio riflesso. Per quanto mi muovessi, la parete rimaneva vuota. O a specchiare gli altri. Eppure io ero lì, lì davanti. Oggi era mattino presto, ancora buio, quando ho sentito una voce che mi chiamava. E nella parete a specchio di fronte ho visto il mio riflesso. Il riflesso di me bambino. Pulito. E felice.
Sabrina Pedersini. Sera a tutti. I grandi danzatori della compagnia Il Ramo di Danza Contemporanea e il nostro corso di danza creativa Metodo Fuchs. Meravigliosi. Questa sera ci hanno regalato grandissime emozioni, ma anche voi con i vostri applausi. È un lavoro nato circa 2 anni fa, il Cantico degli Invisibili, un lavoro che dà voce purtroppo ai senza tetto, che in Italia e nel mondo si dice che siano più di 50.000. L'indifferenza abbiamo visto, ma abbiamo visto anche l'aiuto questa sera, fondamentale. Un grosso insegnamento che ci hanno dato i nostri ragazzi che hanno lavorato insieme, quindi hanno lavorato i ragazzi della danza contemporanea insieme ai ragazzi della danza creativa. Questo è un grosso, grosso obiettivo che ci siamo posti 2 anni fa. Io ho tantissimi ringraziamenti da fare questa sera perché ci hanno aiutato veramente in tanti in questo spettacolo. Però un ringraziamento particolare alla mia compagna di lungo tempo di lavoro, di formazione, che mi ha portato a conoscere la danza terapia e il metodo Fuchs, e persona che stimo particolarmente, ritengo essere veramente il mio braccio destro, ed è Tiziana Vitto. Non possiamo.